la ciurma! Io sono Mazzetesta e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi volevo presentarvi un videogioco di cui si parlava tanto, tanto. Cioè, io tipo, un sacco di mesi che dico, oh, Raven's Cry. Cioè, sembra tipo una cosa mastodontica, dei pirati. Cioè, ha preso un po' di Assassin's Creed 4, un po' di tutto il resto, insomma. Andiamolo a vedere. E poi niente, vabbè, sono un po' prevenuto, diciamo, ma forse un po' anche, facciamo anche easy, tanto è abbastanza dimostrativo. Non so se farò mai una serie su questo, però parto un po' prevenuto, ma credo che siate prevenuti anche voi riguardo a questo titolo, se avete già sentito parlare di questo titolo, se avete già controllato qualche recensione, insomma. Però volevo vedere proprio dal vivo, insomma, che cosa. Che cosa dice il titolo di per sé, insomma, andandolo ad affrontare in prima persona. Captain Chris. We got him. Get them into their posts. Aye, aye, Captain. Ah, ok, quindi siamo lui, suppongo. Sì, insomma. Vediamo. Boh, l'interfaccia già del menu non mi sembrava un granché, e neanche qua dentro il gioco. Devo dirvi che non ho messo una grafica molto alta, quindi quello non è indicativo. Cliccando non succede niente. Dobbiamo interagire con qualcosa. Lo spostamento mi destabilizza un po', vediamo, suppongo che dobbiamo uscire a questo punto, infatti, barra spaziatrice per uscire. Ok, se prendi troppo danno. Sì, una delle cose positive di cui si parla è la battaglia navale. Io non so se arriveremo a quel punto là, insomma, questo è un po' un video presentazione. Voglio vedere anche se qualcuno è interessato al titolo, ma. Un corvo. Galeone, cosa. Oh, partiamo già direttamente con una battaglia qua. Allora, abbiamo il radar là. W, voglio andare più veloce. W. Ah, ok. Sì, ma qua andiamo a schiantarci. Dove bisogna passare di qua, forse? C'è tipo uno stretto, qualcosa. C'è la bussola là, per fortuna. La visuale non è un granché, diciamo. Forse si può mettere in prima persona. Io mi auguro. A parte che anche in prima persona c'hai l'albero direttamente in faccia, e non è che sia chissà quale bellezza, insomma. Poi va a finire che andiamo a arenarci, eh. Io lo so già. Ci schianteremo da qualche parte. No, vabbè. Forse ce la facciamo. Mi sento abbastanza impacciato con questa a guidare questo coso enorme. Là c'è un passaggio, ma non credo di riuscire a entrarci. No, infatti mi sarei arenato come uno sciocco là in mezzo. Ah, abbiamo anche il vento dietro che ci dice dove andare. Changing camera. Front. Ah, ecco, già molto meglio. Virare, oddio. Oddio, ci schiettiamo. Be brave, son of a bitches. Ma io sto girando. Non è molto reattivo ai comandi, eh. Devo ammettere. Ah, cos'è che era per tornare indietro? Z, forse.
cioè per ora mi viene più comodo così, è meno realistico, ma almeno si capisce qualcosa, perché prima non si vedeva un Kaiser di nulla. Poi con sto tempaccio del genere, cioè è proprio un casino. Siamo delle isole rocciose, delle palme. Ma da degli alberelli. C'era un galeone però da qualche parte, non so che cosa cavolo dobbiamo fare, forse dobbiamo andare ad attaccare il galeone. Ah, wheel up, wheel down to change angle of cannons. Ma io non mi ricordo qua come si cambiava la visuale, forse era con Q. Ah, Q è per la visuale dei cannoni, sì, infatti. Però è dall'altro lato. Ok, qua ci stanno pigliando alla grande. Oddio! Abbiamo beccato qualcuno? No, perché ho sparato dall'altro lato, forse col destro. Oddio, non si vede niente. Come fa uno a prendere la mira in questo modo? Cioè, ma è una condizione disumana. Ecco. Ecco, adesso ci crepiamo come non so che cosa. To change ammo. 1 cannonballs, 2 chains e 1 grape shot. Ah, ok, vabbè, le solite cosette, insomma. Io andrei così, forse un po' basso. Ma per ora mi sembra... Aia! Oh, però è molto carino che... cioè, nel senso, si vedono direttamente i danni. Ma adesso stiamo colando a picco, proprio. Cioè, ma sì, cioè, con la stiva in fiamme... Cioè, no, non è la stiva, però il ponte già direttamente in fiamme. E non è che sia un granché... Ma la stiamo almeno beccando. Cioè lui ci ha preso tipo tutte le volte. Buonanotte. Ce la si fa o... Proviamo. Proviamoci. Ma l'abbiamo beccato. Io non sto capendo se quella linea di... che cosa diminuisce o meno. La nostra sta diminuendo un po', ma con sto fumo poi non si vede un Kaiser di nulla. No, così è troppo alto, però così è troppo basso. Eh no, proviamo così. Vediamo se cala. Ma a me non sembra che sia calato niente. Proviamo a cambiare cannoni. Questi qua dovrebbe essere quelli con la... con la catena, insomma, per tirare giù gli alberi. Che forse questi sono più comodi da tirare alti. Proviamo un attimo. Ah, forse la barra verde e l'arancione è quella che dobbiamo notare. L'arancione è forse quella degli alberi. Quella verde è della ciurma. E quella... Sì, è del... della nave in toto. Però devo girarmi un po' perché sennò qua siamo fuori tiro. Ma siamo in pieno sul loro tiro. C'è morta la ciurma in pratica qua. Stanno sparando con i... con quelli piccoli, insomma. Cioè qua... perdiamo già direttamente. Cioè, vabbè. GG. Ma questa parte però non sembra fatta particolarmente male. Ma è tra l'altro, infatti, era la parte che aveva ricevuto più voti positivi, da quello che ho letto io. Qua dobbiamo abbassare un po'. No, però un po' tipo così. No, forse è uguale a prima. Qua c'è morto. Morti tutti in pratica. C'è qualcuno ancora dietro i cannoni? Ah, ma quelli che sono qua si vedono ancora tutti perfetti. Cioè, boh, vabbè, GG, guarda. Non so più che cosa dire. Ma proviamo anche noi con quello del... con quelli pic... guarda. Hai cambiato... ok. Andiamo così o così. Ma non c'è una via di mezzo. Cioè, ecco, adesso sparano che siamo bassi per l'onda. E non colpiamo. No, abbiamo tirato giù una buona parte della ciurma però. Ma la nostra non esiste praticamente più, neanche lo scafo. Cioè, iniziamo proprio bene. Un abismo estremo. Tra l'altro vorrei far notare che siamo perfettamente fermi. E non credo che questo sia naturale. Ok, le vele dovrebbero essere ammainate, perché le altre sono ammainate. Ma
Ma c'è un mare mosso a paura e noi siamo esattamente nello stesso punto di prima. Cioè l'isola dietro non si muove di un millimetro. Ecco, qua abbiamo perso, dovete vedere. Sì, affondiamo. Vedo la luce! Vedo la luce, oddio! Che cosa succede adesso? Adesso torniamo alla visuale normale. Ah, lol! Bellissimo! No, questo mi è piaciuto. Ah, load, ma non abbiamo un Kaiser da caricare. Quindi, buonanotte al secchio. Proviamo un attimo su easy. Comunque quella parte è proprio la parte... No, è sviluppata bene. Non sembra un granché in generale, perché... Come... Ma non dico grafica così dei... Sì, l'ho già vista. È la prima volta che mi vedo un avviso così inquietante sullo skippare le scene. Cioè, mi viene in mente tipo quella scena di VGHS. Avete mai visto la serie... La web series VGHS? È molto carina. Tipo su un'ipotetica scuola di videogamer professionisti. Sì, voglio skippare anche questa scena. E a un certo punto lui skippa praticamente tutto il dialogo. E alla fine, cioè, gli era indispensabile. Perché c'era un oggetto assolutamente necessario che andava salvato. Tipo il vaso prezioso, avete presente? Io non ho ancora capito in base a che cosa io premo W e non succeda niente. Cioè, ho premuto praticamente... 10 volte W e dopo un po'... Ah, forse ho premuto W. Reattività, forse... Forse più scarsa ancora di quella di Magic 2015 che già l'ha. Già là, se avete visto il mio gameplay saprete di sicuro che non è una cosa che ho apprezzato di quel game. Ma perché davvero era imbarazzante, cioè imbarazzante. Cos'è quella roba? Un palo della luce, c'è un palo della luce. No, beh, sarà stato il fusto di una palma senza... Sì, lo so. Zeta Raven, che è il tizio protagonista, che vuole vendicarsi tipo perché gli hanno sterminato non so chi. Quelli li abbiamo già visti, X Front. Ma quella di Raven credo che sarà utile giusto per vederlo morire così come prima. Adesso siamo andati su facile, abbiamo anche un minimo di competenza in più. Magari proviamo direttamente subito con la ciurma. No, ma loro sono andati di pesante proprio con i cannoni. Allora, da lontano di sicuro vanno i cannoni normali, e quello lo si sa da che mondo è mondo, nel senso. Per combattere Vietnam, cioè per mare, è la prima cosa che si impara, no? L'ABC, cioè uno quando fa l'elementare gli insegna proprio in prima elementare che tipologie di cannoni va utilizzata. No, a parte quello, da lontano ci vanno assolutamente i cannoni normali, quelli regolari con le panne da cannoni normali. Più ravvicinati ci sono gli altri due modelli, che però poi appunto dipendono dall'utilizzo che vuoi farne, dipende da qual è il tuo scopo primario, no? Nel senso, se hai bisogno di decimare la ciurma avversaria utilizzi quelli piccoli, no? O altrimenti venivano usati anche ogni tanto i chiodi. Ma se invece vuoi impedire che l'avversario se ne vada per poi abbordarlo, utilizzi quelli con le catene, insomma le palle incatenate, che fungono benissimo allo scopo. Adesso noi credo che l'abbiamo mancato tutte le volte perché la sua barra della vita è completamente piena. Ma se noi invece gli andassimo addosso, proprio di faccia, se gli andassimo addosso di faccia, non abbiamo dei cannoni frontali, però è quello il fatto. Cioè adesso ce l'abbiamo completamente fuori tiro, mentre noi siamo completamente a tiro. Però forse se gli andiamo... Ma proviamo una tattica proprio così al suicidio completo. Qua le vele sono... Sono su o sono giù? Non si capisce un Kaiser.
Be brave, son of a bitches. Ma stiamo avanzando? Cioè, si capisce un po', cavolo. E però i danni già la scena l'avevamo fatta sul lato, sul laterale, perché qua sembra che non stia cambiando niente. Ma sta succedendo? Ma non stiamo andando avanti, ma perché? Ma che cazzo? Ok, che stiamo combattendo, ma sto premendo W, dovrebbe aprire queste cavolo di vele? No? Sta succedendo niente. No, non si può avanzare durante le battaglie, non si può avanzare. È la prima regola della vita, la regola dell'amico che non sbaglia mai. E noi andiamo preso. E non gli abbiamo tolto un Kaiser di nulla. Ma scusa, andiamo con le palle incatenate. Ti ho detto di mettere le palle incatenate. Niente, non le prende. Ma non siamo lontani da lui, Siamo forse più vicini ancora di prima. Allora, basta un attimo, vai così. Questo me le fai cambiare? No. Lui sta usando quelle, infatti. Bello l'albero che cade completamente in acqua senza tangere null'altro e senza che nessuno faccia una piega. Vai! Oh, adesso ho visto che è diminuito un po'. Oh, adesso posso cambiare, ma porca miseria, ma devo aspettare il tutorialino perché se è possibile cambiare. Ah, forse devo anche calibrare in base alle onde. Ora! E vabbè, ma ci mettono 3 anni quelli, ma... Allora, alzate un po' il tiro, ecco, così. Però mettiamoci più a tiro, ragazzi, ragazzi. Però prossimo video ve le devo dire tutte io. Ok. No. Oh, sì. Gli abbiamo distrutto un albero, non ci credo. Non ci credo. Ma ce n'è ancora tipo il 90% in vita. E noi non ce li abbiamo più, non ce li abbiamo più per niente. Cioè, ma com'è possibile? Cioè, stiamo giocando facile, che Kaiser? E non ci si muove di qua, ma... Boh. Vai. Adesso siamo andati con quelli per sterminare la ciurma, ma non... abbiamo danneggiato gli alberi. Aha! Buono. Buono, mi dicevano che... Sì. Che sì. Che adesso sterza a caso proprio. Ma gira un po', ma non così a caso. Sti cannoni, ragazzi, sti cannoni. Vai. E voglio capire quello là in fondo che cosa cavolo adesso è caduto in acqua. Dopo un viaggio tipo di 30 km, ma chi gli ha dato la patente a quello? Non vorrei incontrarlo per strada, così. Ciao, non abbiamo più neanche nessun uomo, tipo. Ma no, dove cazzo sparate? Sparate così. Vai. Lo prendiamo sto giro? Lo prendete almeno uno? No. Poppo... No, cioè, mi spiegate come si fa a passare questo... Eravamo su easy adesso, no? Ma... è... non sta cambiando niente. Tanto non possiamo neanche più andarcene perché non abbiamo neanche alberi. Siamo qua, tutti e due senza alberi. Buonasera, dottore. Lui ci fa un danno cane proprio e noi... niente. Ma qua, cioè... abbiamo buttato tutte le palle in mare qua. Ma che cazzo? Ma qui non è per niente calibrabile. Cioè, o è così, o è cos'ha. Addio.
bruttissime esperienze. Comunque concludo qua. Questo era per farvi vedere un attimo all'inizio questo titolo qua, visto che non c'è neanche nessun video attualmente in italiano sull'argomento. E lui continua a rimanere là. Tra l'altro tutto storto. Io non stavo premendo niente. 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 Due accenni veloci. Questo titolo doveva uscire, aveva un discreto hype, insomma. E è uscito in sordina, assolutamente si suppone per caso che sia uscito per caso, perché davvero, ad andare più avanti, pieno zeppo di bug, ma dei bug davvero mostruosi. Non avete ancora visto il sistema di combattimento con la spada, che è quello che è la parte principale, insomma. E niente, se mai si passerà oltre questo, ci sarebbe poi da ridere. Se per caso foste interessati al continuo, diciamo, di questa serie, scrivete un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se per caso voleste degli altri video, voleste restare aggiornati. E io vi saluto e vi dico che assolutamente, da quello che ho provato, da quello che ho visto, Raven's Cry è una forte delusione. Davvero. Mi spiace, ma... E non per il fatto che sono un abbo e non sono riuscito a vincere la battaglia navale, che tecnicamente dovrebbe essere la cosa fatta meglio del gioco. E già hai i suoi seri problemi, diciamo, questa battaglia navale. Vi lascio immaginare che cos'è il resto, insomma. Vabbè, detto questo, io vi saluto. Vi auguro una buona giornata. Ciao!